Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo. In Puglia ne è vittima il 16% degli adolescenti, dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità. I ragazzi tra gli 11 e i 15 anni, presi di mira soprattutto sui social e sulla rete per il loro aspetto fisico e per la loro fede religiosa. Ormai da anni se ne parla in diversi istituti scolastici con esperti del settore, proprio per essere vicini al mondo dei più giovani. Questa mattina, in occasione della giornata mondiale, se ne è parlato presso l'Istituto Comprensivo Alfieri Garibaldi. La scuola innanzitutto deve costruire consapevolezza e deve educare i giovani ad essere consapevoli dei problemi, dei rischi e soprattutto a saperli affrontare. Il mio vuole essere soprattutto un intervento di riflessione e un intervento rivolto a pensare quali comportamenti potrebbero essere funzionali ad oggi. Sì, chiaramente quello che ho fatto durante il mio lavoro svolto in questura mi ha dato la possibilità di capire alcune dinamiche che avvengono sia nell'ambito familiare che nell'ambito scolastico, e continuo la mia opera di informazione nelle scuole, perché è la scuola che può bypassare le carenze familiari che sono alla base delle situazioni di disagio che poi portano a fenomeni particolari, tra i quali prima di tutto il bullismo. Bisogna fare rete, bisogna essere insieme, bisogna coinvolgere le famiglie, mai abbassare la guardia.